Allora, oggi recensione di liquido, uno solo, un solo liquido. Siamo poverini, siamo poveretti, abbiamo un solo liquido oggi da recensire. Shockwave. Sappiamo tutti, non ho bisogno di dirlo io, chi c'è dietro Shockwave c'è Angolo della Guancia, quindi comunque una garanzia. Shockwave ha allargato la famiglia di liquidi, avevamo già visti altri di cui c'è la recensione sul canale se siete curiosi, mentre se ne ha aggiunto uno a questa famiglia ed è molto strano, molto particolare perché, vabbè, confezione bellissima tra l'altro, cioè sembra tessuto, veramente molto bello, molto particolare, come tutti i prodotti Shockwave, cioè nel senso sono molto curati esteticamente nell'etichettatura, ma senza esagerare, senza passare oltre, sempre elegante, sempre piacevole, sempre raffinato, quindi mai che strizza l'occhio a fumetti e videogame, sempre nel campo dell'eleganza restiamo e questo ci piace molto. Il liquido si chiama E uguale MC2 riserva, è la formula dell'energia, giusto? Dovrebbe essere la formula dell'energia, quella di Einstein, E uguale MC al quadrato. Che cosa ha di particolare però questo liquido? Questo liquido ha al suo interno ben 9 aromi, almeno così è dichiarato, 9 aromi, ma è una tipologia di creazione del liquido molto particolare, si chiama stratificazione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che questi 9 aromi voi non li sentirete mai nella stessa maniera. Ovvero, ad ogni grado di calore che voi utilizzerete, andrete a sprigionare l'energia di una molecola di aroma differente. Ecco perché probabilmente il nome energia. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che se voi il liquido lo svapate a 30 watt avrà un sapore, parlo naturalmente di flavor perché il liquido, insomma, penso che strizzi l'occhio un po' al flavor più che all'MTL, anche perché comunque con l'MTL con tanti wattaggi non riuscite a giocarci, mentre col flavor già di più. Quindi, come dicevo, lo provate a 30 watt, sentirete un tipo di sapore. Lo provate a 50, ne sentirete un altro perché il calore è maggiore e andranno a mettersi in moto quelle molecole di aroma che a 30 watt non si attivano, mentre a 50 sì, a 70 sarà un liquido ancora diverso perché la temperatura sarà ancora più alta e si esalteranno maggiormente altre note. Quindi ad ogni wattaggio sostanzialmente ci dovreste sentire delle note aromatiche differenti. Questo che cosa vuol dire? Che in base a come vi piace il liquido andate un po' a tentativi, andate a 30 watt, andate a 40, andate a 50, andate a 60 e vedete un po' dove vi piace di più il liquido, sempre naturalmente stando nel range delle vostre coil se utilizzate sia le prefatte che le rigenerabili, mi raccomando, questo non vuol dire che Miki vi ha detto che potete usarlo a 30 watt e a 90 watt e voi ci andate con una resistenza da 0,5 a 90 watt. Ok? Tutto chiaro? Mi raccomando, fate cazzate, per piacere. Interessante. La presenza nel frattempo si sta facendo le unghie, i fatti suoi, e naturalmente non potrà neanche provare, a differenza mia, wattaggi differenti per provare questo liquido, ma lei lo proverà semplicemente sul dito che ha sempre la stessa temperatura. Parti tu, dai, assaggia tu, così tanto tu è l'unico tentativo che puoi fare, mentre io poi cambierò e andrò a wattaggi differenti. L'insieme di questi 9 aromi racchiude il vaniglia custard, cereali, cracker, creme, eccetera eccetera. Non sono descritti tutte e 9 gli aromi, quindi dovrebbe essere sostanzialmente un liquido a base di creme, di cracker, di vaniglia custard, insomma questi sentori un po' pasticcerini. Me l'aspettavo diverso, me l'aspettavo più dolce, invece mi sa anche di... A me questo liquido mi piace molto. Allora, ha un sapore intenso. Sì, posso provarlo anch'io? Allora, volevo dire a tutti che penso che abbia un sapore intenso, vanigliato,
molto particolare rispetto agli altri cremosi che ho assaggiato. È particolare, non è troppo dolce, anzi, non... Ah, c'è il tabacco qua, no? No, non credo ci sia Sei tabacco, però sicuro? sai che mi stai facendo venire un Perché dubbio anche a io. me? Sta facendo venire un dubbio Perché io anche che non fumo, però non. Mi sembra strano rispetto agli altri. a me. Sai che non c'hai torto? Hai visto A me. qualcosa? O Non lo so. comunque un sentore di tabaccoso c'è, qualcosa di secco, qualcosa di un po' paglierino, cioè una sensazione Sì, di ti secca rimane anche qualcosa paglia. di amarognolo che Quello in magari può essere, non bocca. so, un caramello, un caramello salato che ti dà quel retrogusto un po' di amaro. Allora, già da 30-40 watt il liquido cambia totalmente. Secondo me, più si va in alto con la temperatura, più vengono fuori delle note alcoliche. Non so perché. Tipo come se ci fosse dentro del rum e con la temperatura elevata viene fuori. Allora, ragazzi, è impossibile da definire. È una cosa molto Particolare. particolare. Lo provo anche a temperature molto basse. È davvero molto strano come liquido, molto strano. Strano non vuol dire non buono, vuol dire... Questa tecnica di stratificazione effettivamente un suo senso e una sua connotazione ce l'ha. Ce l'ha perché? Perché a wattaggi bassi prevalentemente vengono fuori delle note delicate, vengono fuori delle note poco zuccherine e il liquido sembra, non so, una sorta di crema morbida, delicata, molto, molto piacevole ma molto sobria. Man mano che si aumenta il wattaggio, il liquido diventa sempre più arrogante. A metà strada, come dicevo prima, ha quasi i sentori tabaccosi. Cioè a metà strada invece viene fuori una nota che credo sia quella del cracker, perché è molto fragrante, molto paglierina, ok? E a tratti secca, molto secca. Quindi sembra quasi ci sia dentro un Virginia o un Burley, cioè nel senso un tabacco. Mentre a temperature elevate, molto alte, vengono fuori la vaniglia in una maniera devastante. Talmente devastante che sembra quasi alcolica. Tira fuori delle note molto spigolose, molto arroganti, molto intense e paradossalmente molto dolci. Più alzate il wattaggio, più viene fuori il dolce di questo liquido. Interessante perché è sicuramente un liquido che di base è un cremoso alla vaniglia e su questo mette d'accordo tutti. Poi, a seconda di come uno lo vuole percepire in bocca, si regola col wattaggio. E quindi mi sembra una cosa abbastanza interessante. A chi piacciono i sentori delicati, partendo dalla base che vi deve piacere la vaniglia, ok? A chi piacciono i sentori delicati lo può utilizzare a wattaggi bassi. A chi piacciono i sentori un po' più secchi e un po' più spigolosi lo può utilizzare a medi wattaggi. Chi invece vuole sentire il liquido arrogante, pesante, bello dolce, bello tosto, lo manda a wattaggi altissimi. Ma questa è anche un'altra cosa interessante, perché se uno ci pensa, potrebbe utilizzare questo liquido in tre momenti diversi della giornata e avere tre sapori in bocca diversi, tra virgolette, durante la giornata. La base sì, rimane quella, però in bocca poi i sentori e i sapori sono completamente diversi. Questo discorso della stratificazione, cioè ovvero quello di sentire determinati sapori a determinati wattaggi, è un po' quello che succede anche nelle aromatizzazioni, soprattutto che si hanno con i tabacchi. Okay? Se tu prendi un tabacco aromatizzato, lo mandi a wattaggi bassi, ci senti tanto l'aromatizzazione, poi naturalmente dipende dall'aromatizzazione, mentre se lo spingi a temperature un po' più elevate, la parte aromatica viene un po' sgretolata e invece spicca tanto il tabacco. Diciamo che questa nel flavor è la prima volta che mi capita un po' di avere
avere quel tipo di sensazione che ho con i tabacchi aromatizzati. Einstein approverebbe, secondo te. Cioè l'energia è ciò che fa la differenza. Quindi a seconda dell'energia che gli date alla vostra boxettina, il liquido vi risponderà di conseguenza. La presenza è stanca oggi, come sempre, naturalmente. Cioè, non c'è una volta che accendo la telecamera e mi dice: oggi sono pimpante, oggi spacchiamo, vai che ho proprio voglia di fare dei video. Ma le volte che accendo la telecamera gli si spegne la palpebra. Sarà perché tra l'altro facciamo 3 al mese di video con lei, non è che la tengo sotto torchio tutte le sere 10 ore. Ci mancherebbe altro. 3 video al mese facciamo, quelle 3 volte, eppure sempre stanca. Questo è tutto per la video recensione di oggi, noi ci rivediamo presto per una nuova video recensione, non con la presenza perché naturalmente sarà stanca, ma sarò da solo. Se non è che devo dire questa cosa qua, perché alla fine sono svegliata alle 7, ho lavorato, ho fatto tutte le mie cosine, poi adesso sono a letto, non so, volete sapere che ore sono? Io non lo so, mi fa fare straordinari. Io concluderei questo video con una frase emblematica, che sia di riflessione a voi e di ricordo a lei. Nella buona e nella cattiva sorte. Ciao ciao ciao.